Cioè, sì, è stata un'ottima partita, però migliore o peggiore, secondo me è tutto sempre relativo. È stata una grande partita come atteggiamento, perché fin dall'inizio abbiamo provato a vincere, abbiamo subito spinto forte, poi dopo siamo stati bravi a non mollare, a continuare ad essere incisivi. Magari dopo 20 minuti abbiamo concesso qualche metro in più al Padova. Però sapevamo che poteva essere un'opportunità perché tenendo su Jonathan e Paolucci nelle ripartenze potevamo diventare pericolosi. E poi sono stati bravi ragazzi a continuare a spingere, a crederci fino al 3-0 senza demordere, senza mollare di un centimetro e volendo a tutti i costi questa vittoria. Poi è logico che quando incontri un avversario che dal punto di vista emotivo sta passando un brutto momento, nel momento in cui va in vantaggio e magari segna anche il secondo, è logico che la partita diventa più semplice perché per loro diventa difficile riuscire a riprendersi. Siamo stati bravi noi in ogni caso a metterli in difficoltà e a far di tutto perché appunto non si riprendessero e fare in modo che riuscissimo fin da lì a rendere chiaro quello che dovevamo fare. Sta crescendo di partita in partita. Mi aspetto molto di più da lui perché anche nel primo tempo secondo me certe cose poteva farle meglio, però facendogli i complimenti dico sta cosa, nel senso che ha fatto un'ottima prestazione. Non deve accontentarsi, deve continuare a lavorare come gli altri. Credo che oggi sia stata una grande prestazione da parte di tutti quanti, perché proprio come intensità e come voglia di ottenere i punti, oggi c'è stata una squadra che ci ha provato in tutte le maniere e voleva a tutti i costi portare a casa la vittoria.